Stop all'asta dei trofei di Yuri Chechi, fissata per domenica prossima al Museo Pecci per salvare la Palestra Etruria. Non ce n'è più bisogno, grazie alla generosità di una fondazione che acquisterà tutte le coppe e le medaglie del Signore degli Anelli per poi lasciarle a Prato, nella sede dell'Etruria, dove l'oro di Atlanta 1996 ha mosso i primi passi nel mondo della ginnastica. È stato lo stesso Chechi a dare la bella notizia con un video su Facebook. Volevo informarvi che l'asta di domenica prossima non ci sarà più perché, per fortuna, ho trovato una soluzione diversa. Una fondazione importante acquisirà in blocco i miei trofei, ma poi li restituirà e li rimetterà nella mia città, Prato, della sede proprio dell'Etruria di Prato. Questo per me è molto importante, quindi i miei trofei rimarranno comunque vicino a me, ma soprattutto, ancora più importante, la fondazione devolverà una cifra molto, molto considerevole, molto più alta di quello che pensavo di raccimolare con i miei trofei per migliorare la situazione di questa palestra, anche per il futuro, e dare la possibilità a questi ragazzi di continuare ad allenarsi e coltivare le proprie passioni. Al momento non è stato comunicato il nome del benefattore, che devolverà una cifra molto più alta di quella che sarebbe stata raccolta con l'asta di 200 cimeli di Chechi. Tutto andrà a favore della ristrutturazione della Palestra Etruria, che versa in pessime condizioni. Nonostante le crepe, il freddo e l'umido, il cuore di Chechi è ancora lì e non si darà per vinto finché non vedrà tornare agli antichi splendori quegli spazi dove è cresciuto e si è formato, per dare a tanti ragazzi la possibilità di coltivare la loro passione per la ginnastica.